l'affidamento degli impianti del tennis a Porto Azzurro è finito a colpi di carte bollate. L'ultimo atto di questa controversia che ha visto il Comune da una parte e gli affidatari della gestione dell'impianto da tennis dall'altra parte si è conclusa con una sentenza del TAR. Una sentenza del TAR che ha disconosciuto le richieste di coloro che erano gli affittuari dell'impianto, addirittura condannandoli al pagamento di 2.000 euro di spese processuali. Tutto era cominciato nel 2004, quando l'impianto fu affidato ai vincitori del bando. Io mi impegnai con coloro che avevano vinto l'appalto a investire dei soldi e dissi: ragazzi, voi fate tutti gli interventi che volete, che dovete fare, li paga il comune. Sono stati fatti interventi per 74-75 mila euro, salvo il vero, e il comune li ha pagati. Molti sono stati i problemi durante il lungo tragitto tra il comune e gli affidatari, a detta del sindaco Papi, dai ritardi nei pagamenti da parte del comune verso coloro che avevano effettuato i lavori, pagamenti poi onorati, alle morosità da parte di coloro che gestivano e che per contratto avrebbero dovuto pagare 100 euro al mese. Gli affittuari dell'impianto ci chiesero di poter subaffittare il ristorante pizzeria a terza persona. Siccome questo non era possibile farlo, questo consiglio comunale ha, su mia richiesta, ha deliberato di poter attivare il ristorante pizzeria limitandolo ai soci del circolo. Questo era l'escamotage per far lavorare un po' tutti. Quando abbiamo cominciato a dire: ma voi dovete pagarci questi 100 euro, non ce l'hanno voluti mai pagare. Per quale motivo? Perché dicevano che, siccome il comune, e questo è vero, aveva ritardato circa un anno nel pagamento di questi famosi 74-75 mila euro, anche se è vero che la spesa non era stata fatta complessivamente subito nella sua totalità, ma era stata frazionata, è altrettanto vero che loro dicevano: noi abbiamo dovuto contrarre un mutuo per pagare questi soldi. Ma il debitore non erano gli affittuari, il debitore era il comune. Da qui il contenzioso con il TAR, che ha dichiarato decaduto il contratto. A quel punto noi l'abbiamo rinterpellato nuovamente, se avessero voluto o se pensavano che di poter partecipare ad un nuovo bando in cui non chiediamo più 100 euro il mese, ma chiedevamo 500 euro il mese. A quel punto ci hanno riconsegnato le chiavi. Infine, il 18 ottobre, la Giunta ha deliberato per un nuovo bando per l'affidamento, e questo per mia volontà, conclude Papi. Si avvicina maggio, perché a maggio prossimo ci sono le elezioni. Io dico un'altra cosa, è vero, il problema non è che si avvicina maggio, il problema è che l'intelligenza se ne sta andando, si sta allontanando. È questo che mi dispiace. Chiunque può fare qualsiasi critica, è libero, ma dopo che si è informato, dopo che ha visto i documenti,